Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Ecco qua il nuovo video. Il partito di Beppe Grillo, ovvero il partito di Grillo, è una nuova pubblicazione relativa a Beppe Grillo, relativa al Movimento 5 Stelle. Vedete, cari amici? È questa la pubblicazione. È stata pubblicata dalla casa editrice Il Mulino. Il quotidiano La Stampa ha avuto l'esclusiva per parlarne in anteprima. E c'è un'intera pagina del quotidiano odierno La Stampa, mercoledì 30 gennaio 2013, primo piano, pagina 9. Eccola qua la pagina dedicata a questa pubblicazione. Dunque, vediamo. Un'inchiesta miliare, una pietra miliare, un'inchiesta miliare della casa editrice Il Mulino, che La Stampa ha potuto studiare in anteprima, curata da Elisabetta Gualmini e Pier Giorgio Corbetta, il partito di Grillo. Vediamo per sommi capi di che si tratta. Innanzitutto, Grillo, la classe operaia in paradiso con le partite IVA. Vediamo il senso, il significato di tutto ciò. Si evidenziano tante cose, tra cui che il 40% dei votanti del Movimento 5 Stelle il 46% proviene dall'area del centro-sinistra e il 40% dall'area del centro-destra. La cosa ancora più interessante è che la base dei 5 Stelle affonda le proprie radici nell'humus dei movimenti e dei partiti della sinistra libertaria e radicale, da cui sono nati, ad esempio, i Verdi in Germania e in altri paesi, o si potrebbe aggiungere il mondo che in America era dei Ralph Nader, dei Chomsky e di certo ambientalismo e di riviste alla The Nation. Bene, qua si dice anche che sarebbe interessante cercare di avanzare alcune ipotesi sulle linee evolutive del movimento, cercando di capire in quale traiettoria della storia dei partiti occidentali ed europei esso si posizioni. Bene, allora a questo punto subentro io con la mia analisi, con la mia analisi, sarete poi voi a stabilire dov'è il vero e dov'è il non vero. Qual è il successo di Beppe Grillo? Dov'è il successo del Movimento 5 Stelle? Sta quasi tutto nei giovani, nel senso che i giovani hanno capito che questo nostro sviluppo industriale alla maniera occidentale, così come è stato concepito dal 1700 in poi, non regge più. E i giovani, i partiti, tutti i partiti, dalla destra alla sinistra, sembrano non averlo ancora capito. Ma Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, l'ha capito. E non c'è più crescita. Se si intende la crescita come la crescita industriale che ha caratterizzato l'Occidente dal 1700 in poi, non è più possibile la crescita. E soprattutto perché il grande apparato industriale occidentale ora se la deve vedere con un altro grandissimo apparato industriale, che è il grande apparato industriale orientale. Ma il fatto è che non c'è solo il grande apparato industriale orientale con il quale si devono fare i conti, c'è anche la questione della ricaduta a livello ecologico di tutto quello che stiamo facendo. Arriverà il momento che il nostro pianeta sarà una fogna a cielo aperto. Comunque già oggi l'Occidente è in crisi, non solo l'Italia è in crisi, ma è l'intero Occidente che è in crisi. Non è più possibile proseguire lungo la direttrice che ci ha caratterizzati nella crescita negli ultimi 2 o 3 secoli. Allora,
E sembra che Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle abbiano capito che si deve ca cambiare modello di, diciamo così, di crescita o modello di produzione. Il modello di produzione che è auspicato da Beppe Grillo, dal Movimento 5 Stelle, si riconosce in quella che si chiama la green economy, l'economia verde. Infatti non è un caso che qua si parli Grillo, la classe operaia in paradiso con le partite IVA. Cioè, il futuro dell'Italia e dell'Occidente, ma anche dell'intero pianeta, è in un forte ridimensionamento degli apparati industriali e in una rivalutazione delle piccole e medie imprese, piccolissime imprese, ecco quale partite IVA. Piccole e medie imprese in una ripresa dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame, in una ripresa del contatto con la terra. E si dice, ma questa è una posizione da visionari. E va bene, ma giudicate voi, cari amici, se è possibile continuare in questo modo. Se ci giriamo intorno in Italia, io dico in tutto l'Occidente, ma se ci giriamo intorno è un cimitero di piccole e grandi industrie, è un cimitero delle industrie in Sardegna, è un cimitero di Taranto. L'Ilva di Taranto è il paradigma della crescita industriale in tutto il nostro pianeta. Gli operai e la magistratura che si stanno sbranando perché gli operai vogliono lavorare in mezzo all'inquinamento e la magistratura dice che non si deve lavorare in mezzo all'inquinamento e ci si trova nelle sabbie mobili. È una macabra commedia quella che si sta consumando a Taranto. Ripeto, paradigma di quello che sta diventando l'intero Occidente e che presto sarà il nostro pianeta se non si cambia la modalità della crescita. Non deve essere più una crescita, che anche la parola crescita non è appropriata, la modalità di vita non sarà più quella della costruzione delle industrie, ma sarà diversa. Piccolissime e medie imprese, ritorno alla terra. E questo i giovani l'hanno capito. Non c'è più spazio nel mondo industriale. Il mondo industriale ha semplicemente trasformato il pianeta in una fogna a cielo aperto. E quindi ci si deve fermare prima che sia troppo tardi. Il successo del Movimento 5 Stelle, il successo di Beppe Grillo è questo qua. E questo suo atteggiamento da visionario, ma i giovani hanno capito che Beppe Grillo ha ragione. Ora, se non sono riusciti a capirle queste cose i partiti tradizionali, tutti, dalla destra alla sinistra, queste cose sono state capite dal Movimento 5 Stelle. È per questo che il Movimento 5 Stelle sta aggregando i giovani attorno a sé. Io so che tanti mi scrivono, mi dicono che Beppe Grillo non è fatto per, e il Movimento 5 Stelle non è fatto per dirigere uno Stato. Sì, ma io dico sempre a costoro che Beppe Grillo, se proprio non si vogliono a lui riconoscere altri meriti, però gli si deve riconoscere almeno il merito di aver dato ai giovani una speranza per il futuro, di averli tolti dalla disperazione, di avere tolti dal desiderio di condurre una lotta armata, perché una lotta armata non porta da nessuna parte. Quindi che ben vengano queste visioni di Beppe Grillo, perché sono le visioni che si dovranno realizzare presto a livello occidentale e poi a livello planetario. Grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.